L'8 in parecchi sulla stessa linea, dall'interno plusvalenza, poi il 4 di Pentibus Prav e 7 di Prometeo Lance. I primi tre continuano nella loro lotta, 200 metri iniziali in 14.3 con plusvalenza che tiene la testa, sbaglia il 4 di Pentibus Prav, rimane numero 4 Pentibus Prav squalificato. Poi in terza posizione, secondo lunghi paletti a precedere Pellegrini, chiù il 3 di Perta S. I cavalli vengono davanti alle tribune per il passaggio con plusvalenza in vantaggio, Perti in seconda posizione, Prometeo all'esterno, Pellegrini in quarta posizione, terzo lunghi paletti, poi via via Perigord, Pianeta Bag e gli altri. 29.4 gli ultimi 400 metri, ma 43.7 i primi 600 metri con Pellegrini Q che ha abbandonato la comoda scia di Perta S e dopo 800 metri va nella scia di Prometeo. 59.3, ritmo molto veloce imposto dalla testa con plusvalenza che continua nella sua corsa in avanti, avanti al 3 di Perta S, mentre sembra in difficoltà Prometeo Hans, chilometro in 15.6, passa di slancio Pellegrini Q su Perta S e il 2 di Perigord, poi il 9 di Pianeta Bag. Pellegrini sullo slancio ha guadagnato qualche lunghezza al resto del gruppo, 14.6 l'ultima frazione con Perigord che sta cercando di numero 1 plusvalenza squalificato, mentre al comando è sempre Pellegrini Q in quarta posizione, Pianeta Bag addirittura con Pellegrini in largo vantaggio. Battute conclusivi, Pellegrini se ne fa per il conto suo, nel finale Pellegrini Q è intangibile, si prende quello che Torino gli aveva negato qualche settimana fa, Pellegrini da un capo all'altro, davanti a Perigord, Perth AS al quarto posto, Pianeta Bag, poi l'otto di Perazzi, Sa OM. 14.3 per Pellegrini Q e Stefano Manzato, il training di Fabio Menegatti, i colori della Torino Nord, con un 29.6 a chiudere, in 14.3 rifinisce la